Nei giorni del dramma degli operai della Fincantieri e nella città che detiene la maglia nera in materia di disoccupazione, il cardinale Crescenzio Sepe chiama a raccolta sindacati e associazioni per celebrare il giubileo del lavoro. E si sa, quando l'arcivescovo chiama, la città risponde. Sabato 28 maggio nel piazzale antistante la chiesa di San Carlo Borromeo al centro direzionale ci sarà l'occasione per formalizzare l'impegno comune volto al riscatto della città e nello specifico in favore dei giovani e di coloro che hanno un lavoro precario o hanno perso il lavoro, di quanti aspettano un'opportunità occupazionale. L'obiettivo è quello di promuovere concrete e chiare opportunità di lavoro, contrastando modalità irregolari e illegali, facendo ferma opposizione alle attività della criminalità organizzata. Lo sottolinea ai nostri microfoni Don Gennaro Matino, moderatore della Curia Partenopea. Fatto significativo che per questo avvenimento, per questo evento, tutti i segretari confederali delle quattro maggiori confederazioni sindacali, ma tutte le sigle, insieme agli imprenditori, alla piccola e media impresa, agli artigiani, saranno qui presenti sabato per dire che insieme questa città deve rispondere a questa grave crisi ed emergenza. Intanto ieri ha preso il via una tre giorni dedicata alla figura di Xu Guangqi, il laico più importante nella storia della Chiesa Cattolica in Cina, per il quale la diocesi di Shanghai ha ottenuto dalla Santa Sede l'autorizzazione ad avviare la causa di beatificazione. L'evento, organizzato dall'Arcidiocesi di Napoli, la Comunità di Sant'Egidio, l'Università di Napoli l'Orientale, si svolgerà in città fino al 27 maggio. Come ha ricordato l'arcivescovo di Napoli, il cardinale Crescenzio Sepe, l'iniziativa mira a costruire un ponte tra Napoli e la Cina dal punto di vista religioso, sociale e culturale. È una continuazione questo convegno del precedente convegno che abbiamo fatto nel 2009 sulla figura di Matteo Ripa, che è un missionario napoletano in Cina e che poi ha portato qui a Napoli la prima comunità cinese che ha fondato la università anche orientale. È un tentativo di costruire un ponte tra Napoli e la Cina sulla base di queste motivazioni di ordine religioso, di ordine anche sociale e culturale.